pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci pronti ad una nuova puntata della nostra rubrica che oggi ha come protagonista l'amicizia. L'amicizia cantata soprattutto da una coppia di artisti sul palco di Sanremo nel 1992. È l'amicizia di Con un amico vicino, interpretata all'Ariston con grande passione da Alessandro Bono e Andrea Mingardi. Per Alessandro Bono non era la prima volta. In carriera era stato ben 3 volte a Sanremo, la prima nel 1987 con il brano Nel mio profondo. Torna poi nel 92 appunto con Un amico vicino, cantata con Mingardi, poi ancora nel 94 con Oppure no, 3 mesi appena prima di scomparire appena trentenne a causa dell'AIDS. Nonostante la sua breve carriera, Bono, il cui padre, tecnico del suono tra gli altri anche per Antonello Venditti, lo aveva avvicinato al mondo della musica, aveva già alle spalle collaborazioni importanti, come quelle con De Gregori, Gino Paoli e persino Bob Dylan, aprendo i loro concerti. Aveva collaborato anche con Ornella Vanoni, Loretta Goggi, Riccardo Cocciante e Cristiano De André. A conferma del segno lasciato da Bono nel mondo della musica, c'è anche un album tributo del 2015 che molti artisti hanno voluto realizzare reinterpretando 10 tracce del cantante. Mingardi invece, classe 1940, inizia la sua carriera nell'ambito del rock and roll con diversi gruppi musicali. Col passare degli anni si avvicina al genere cosiddetto ironico, con musicalità più funky e blues, spesso cantando in dialetto bolognese. Nel 1984 partecipa alle varie tappe del Festival Bar, compresa la finale all'Arena di Verona, con il brano Una boa nella canoa, mentre nell'88 è corista per l'album Dalla Morandi. Ecco poi il Festival di Sanremo del 1992 con Bono, dove torna poi l'anno dopo, nel 94, nel 98 e nel 2004. Del 2006 è invece il duetto con Mina nella canzone Mogole Battisti, contenuta nell'album di lei, Bau, che segna l'inizio della collaborazione di Mingardi come autore per questa grande cantante, sua anche Amiche Mai per il duetto Mina-Ornella Vanoni. È anche tra i fondatori della Nazionale Cantanti e dal 2006 ne è persino vicepresidente. Molto attivo anche nel mondo della politica nella sua Bologna, vanta collaborazioni anche con gli Stadio, da sempre amici del cantautore, oltre che essere anche autore di libri che spaziano dall'umorismo al noir. Di recente è invece un po' uscito dalle scene.